cittadini. Infatti, importantissimo perché in questi locali completamente ristrutturati, con molta attenzione, tra l'altro alla privacy dei cittadini e un occhio naturalmente anche all'economicità, che in questo periodo è fondamentale. Fino al 2014 c'era la nostra biblioteca cittadina, quindi un luogo completamente nuovo che avrà un ruolo fondamentale, perché sarà la casa dei cittadini, dove tutti, quindi i nostri montevarchini, verranno qua per poter usufruire di tutti i servizi, da partire dall'anagrafe a tutta una serie di diciamo sportelli, quindi di front office, ma ci sarà anche tutto il back office, quindi tutto l'archivio, tutti i dati dei cittadini per necessità potranno venire, diciamo, a consultare, e avranno quindi un luogo unico che li permetterà, diciamo, in maniera anche più facile di usufruire di tutti i servizi di cui hanno bisogno. Io vorrei fare un ringraziamento speciale veramente a tutti i nostri dipendenti, a tutti i responsabili e coloro che si sono occupati di questo settore, si sono occupati appunto della realizzazione di questa importante opera, che non è soltanto un'opera strutturale, ma è un luogo appunto che accoglierà la cittadinanza, e quindi un grazie a loro, perché è stato un lavoro immenso, è stato un lavoro negli ultimi mesi particolarmente intenso, perché la nostra amministrazione ha richiesto un'apertura rapida, perché era tanto tempo che questi lavori erano in corso e volevamo invece rendere agibile questo luogo il prima possibile. Da lunedì quindi i cittadini potranno direttamente recarsi qui, e io vorrei appunto che sapessero che qua troveranno sì un luogo nuovo, accogliente da un punto di vista strutturale, ma troveranno tante persone, quelle che ormai conoscono, che hanno dato veramente, oltre alla professionalità, un impegno e l'anima per cercare di realizzare nel miglior modo possibile una struttura accogliente, e saranno i nostri dipendenti comunali ad aprire le porte al resto della cittadinanza. Quindi un grazie speciale ai nostri dipendenti.